Ma non vedo l'ora di immergermi una volta che avremo compreso tutte le meccaniche di gameplay, che non ci debbano distrarre troppo dalla storia. Sono emozionato. Dai, vai, se metti sto dietro. Not so fast, Roach. We going? Help me! Help! Che succede? Un grifone. Non è una bella situazione. Il sangue della bestia l'abbiamo colpito. No, non ti girare, puoi continuare. Ah, se lo porta a casa. Take away. Ah, è il caso di usare una rondine? Yeah. Come out. Bel capello. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh! Perché gliel'abbiamo detto, porello? You'd like a reward, I suppose. Beh, ci farebbe comodo qualche corona, però. Bah. Nel tuo caso specifico, mi fai un po' troppa pena. E hai appena perso, immagino, tutto quello che avevi. Vado un po' contro il mio personale codice di condotta, ma ok, farò un'eccezione. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. Di solito. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there. Muddled. You seek someone? Già? Beh, come che ti importa? In questo caso non penso che sia un problema dirlo. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No, but Qualcuno there's potrebbe an inn saperlo? here in White Orchard. Sole one around, gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something Beh, there. sembra una meta buona come un'altra. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Lo faremo. Not a bad idea, especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye, nice and cool, you know, straight from the cellar. Let's go. Ok. Mercante. Peccato, non avevo esattamente un nome. Deve essere stata aggiunta una nuova voce. Greetings. Greetings. Vediamo, i nostri sensi da Witcher ci dicono nulla in questa zona? No, questi erano amici suoi? Cioè, non mi sembra che gli stia dando molta importanza. Immagino non fossero familiari per come l'ha presa. Va bene, comunque. No, non era questo. Backspace. Dovrei cambiarlo quel tasto. Allora, vediamo un po'. Dove stava? Bestiario.
Abbiamo un po' di cose. Le voci bestiali offrono informazioni aggiuntive sui mostri, compresi suggerimenti e strategie per sconfiggerli. Lupi. Un mio amico era solito dire che con tutti questi grifoni, basilische e compagnia bella, i buoni vecchi lupi non erano una preoccupazione. Poi le nate bestie hanno divorato metà del suo gregge. Ingvar, pastore. Queste erano citazioni di personaggi famosi. Una volta i lupi erano i dominatori incontrastati della foresta. Gli uomini li usavano per spaventare i bambini e anche gli adulti tremavano al suono dei loro ululati. I mostri post-congiunzione non solo hanno spinto i lupi nel cuore delle terre selvagge, ma hanno anche preso il loro posto negli incubi umani. Tuttavia questo non significa che i vecchi predatori non siano più un pericolo. I lupi non possiedono una sola goccia di magie, non soffiano fuoco e non sputano acido, ma questo non gli impedisce di uccidere i viandanti ignari e i cacciatori. Particolarmente pericolosi sono i Varg. Warg sarebbe meglio pronunciato, specie di lupi feroci quanto perfidi e lupi bianchi come la neve, che oggigiorno si trovano soltanto negli altopiani selvaggi dell'arcipelago di Skellige. Contro questo mostro puoi usare... aspetta, fammi vedere. Unguento antibestie. Ok. Ibridi. Non c'è una macro categoria ibridi. Sì, mezzo aquila e mezzo gatto, proprio come sul sigillo del Lord. Solo che questo portava la mia mucca morta al posto di uno scettro. Testimone anonimo di un attacco di grifone. Allora, un tempo i grifoni vivevano soltanto sulle montagne più alte, dove cacciavano marmotte e capre selvatiche. Col tempo tuttavia hanno realizzato che le terre abitate dagli umani fornivano prede più abbondanti e facili da catturare. Mucche, pecore e pastori. Lui li mette nella stessa categoria. Queste creature, mezze aquile e mezze linci, si sono trasformate nel corso di pochi anni da rarità a piaga che infesta i regni settentrionali, quindi proprio una piaga. Specialmente odiate sono le sottospecie note come grifoni reali e arcigrifoni. Lui consiglia bombe mitraglia, unguento anti-ibridi e hard, quindi sono deboli all'hard. Necrofagi, ghoul, quindi ci sarà l'antinecrofagi, esatto. I ghoul escono con l'oscurità, mangiando tutto a sazietà. Divoreranno anche te in un boccone, se non farai sempre attenzione. Filastrocca per bambini. Chissà quante volte l'avremmo detta a Siri. I ghoul e i gravier sono difficili da descrivere. Si potrebbe dire che assomiglino agli umani, ma in realtà sono la negazione stessa di tutto ciò che è umano. Sebbene abbiano braccia e gambe come gli uomini, camminano a quattro zampe come i cani o i tassi. I tassi tra tutti, vabbè. Sebbene abbiano dei volti come gli uomini, essi non presentano alcun segno di sentimenti, ragione o persino coscienza. Sono spinti soltanto da una cosa, l'insaziabile fame di carne umana. Però, essendo necrofagi, spesso sti umani potrebbero già essere morti, invece che venire a dar fastidio a noi. Ma ok. Rutilia. Sì, l'ho capito il tipo del cavallo. Premo spazio, ti togli? Sì, un saltino a cavallo e via. Non diciamoglielo così aggressivi però di muoversi, dai. Massimo, una spernatina. Mi divesi per... a griffin this close to the village. Strange. My thoughts exactly. In a forest of the mountains, sure, but here near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn it. Allora, qui già abbiamo dei soldati, quindi vediamo. Questo è Nilfgaardiano. What do you want? Quindi qui l'avamposto è Nilfgaardiano. Voglio vedere se ci sta qualche persona che ci parla qua. I soldati perché stanno. Che? Che? E ieri Glowir. Ah, quella era un'altra lingua? Cotone, lino, grasso d'orso, unguento. Va bene. Abbiamo una gallina. Comunque non sono aggressivi verso di noi, anche se sono i guardiani, perché noi in teoria non abbiamo una fazione. Ok, nient'altro. La porta si apre? Sì. Lingotto. Ah, aspettate, perché nel menu è così lento? Ci si è richiusa la porta alle spalle. Ah, quello. Quindi c'è qualcuno di vivo. Canna da pesca. Non ho idea di cosa ci possa servire.
E anche un nome, il signore. Però fa una tristezza. Aspetta, accendiamoci. Ops, non voglio picchiarlo. Accendigli la candela, va. Parliamone adesso che è tutto un po' più illuminato. Non vedi che è tutto più bello? No, hai un nome ma non ti posso parlare. Lizzie. Va bene, allora ho soltanto rubato le due cose. Grazie. Questo sta a fare le flessioni. No, va bene. Adilia? Che ne è? Ehi, get up. Pes mi aspetta. Andiamo. Qui c'è un pescatore. Signorina. Slow now. Whoa. No. Lì c'è un mulino. Va bene, intanto acceleriamo. Zona abitata. Ti sta avvicinando a un villaggio. Non turbare la quiete. Ricorda, le guardie non tollerano i furti. Ah, quindi nel 3 hanno emesso che se tu vai a prendere la roba a caso oggi si potrebbero incazzare. E non saranno contente se infastidirai la gente. Gli abitanti di villaggio e città spesso costruiscono nelle vicinanze delle bacheche degli annunci, segnalate con l'icona annunci sulla mappa. Esaminale per trovare contratti, offerte di lavoro per Witcher e notizie di eventi locali. Questo con l'arco stai buono, bambino. Ehi. Ah, lui così è andato a posare il cavallo? Hey there. Chiedigli scusa almeno. Pure se è invecchiata così. Mamma mia, com'è stata a pezzi, ragazzi. Su. Ah, ok. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. In questo non ci dovremmo far coinvolgere in realtà. Witches. Problemi? I'll not drink with weaver lost freaks. Non bere allora. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Army's just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. Ah. What can I get you? Allora, le opzioni segnalate con borsa con denaro fanno accedere alla schermata delle botteghe. Stiamo cercando una donna, mostrami cos'hai, un locale affollato. Intanto facciamo due chiacchiere. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the alderman don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Capito. Shame. We might have done something, but not for free. Not for free. Allora. Pretty busy place you got. Nation's on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies.
They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. Tipo qualcuno che viene in qua e ti distrugge tutto. Intanto vediamo prima cosa ha la signorina. Show me what you got behind the counter. Botteghe. Acquista e vendi oggetti della schermata delle botteghe. Clicca due volte su un oggetto per acquistarlo. Esc, chiude. Perfetto. Ah, il mercante qui hanno anche loro Yoren. Perfetto, quindi non si può fare abusi. Noi cosa abbiamo che potremmo... Abbiamo delle cosce di pollo arrostite? Ce l'ha offerta la signorina? 10 secondi, durata effetto. Beh, il pane glielo possiamo anche vendere, tanto... questo non lo vuole comprare, sarebbe quando è rosso. Ok. Queste cose sono tutte quante nel cianfrusaglio, giusto? Però pelle di cavallo ci potrebbe servire? Smontare per recuperare pezzi? No, tutte cose che di per sé si possono vendere o smontare. Però queste cose io le vorrò smontare in futuro. Quindi vediamo se ci serviranno soldi. Queste sono delle carte di Gwent, il gioco che ancora non ho idea di come funzioni, ma spero che vedremo presto perché sono molto curioso. E comunque costicchiano queste carte. Usato nell'alchimia per creare miscele. Un bel po' di alcol alla signorina. Latte di mucca, 30 secondi dura l'effetto. E costicchia pure questo. Formaggio... uovo, vodka. Ma per ora non abbiamo ancora visto come funziona l'alchimia. Però oggetti utili, qualche alcol utilizzato, qualcosa di economico. Alcohest. Prendiamo, ce n'è solamente uno? Stavo dicendo prendiamone un paio. Questo costa 9. No, la vodka rigenera vitalità, non è utilizzata. No, forse viene anche utilizzata, ma in più c'ha rigenera vitalità? Uno di quelli più economici tra questi era questo. E uno. Quindi adesso ci riteniamo questi. Forse già ne avevo qualcosa. Questo era un unguento base. O forse un unguento che non conosco, non saprei. Ok. La vodka è stata messa negli oggetti utili. Ok, quindi no, non ci andava bene. Che deve stare, penso, qua. Alcol, vabbè, non ne abbiamo comunque due, quindi ci dovremmo poter fare qualcosa quando scopriremo come utilizzare l'alchimia. Stiamo cercando una donna. Looking for a woman, raven haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And strange as it sounds, might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Sniffi tutti quelli che passano. Especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Le persone segnalate da Ballunco da X mettono fine alla conversazione. Grazie de todos. Thanks for everything. C'è il tipo là. Please, I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. No, perché già essere The Witcher in una locanda non attira l'attenzione. Chiede ai viandanti. Better that than burning the harvest.
Se utilizziamo i nostri sensi. Why are they marking out them lines, eh? Da Witch, vediamo se ci sta qualcosa. Lì ci evidenzia la porta, candele. No, dove stava il tipo? Andrei direttamente da quel tipo là, io. There are four factions. Lì si esce. Gaunt o Dim. Ah, non vedo il tipo che ci teneva Temeria. Qui si può salire, non credo in realtà. No. Va bene. Allora, facciamo le cose con ordine. Quello là ha un nome probabilmente più interessante parlarci, ma non scartiamo gli altri automaticamente. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak, for your breath sours my beer. Le opzioni indicate con Axi, penso sia, infatti, richiedono l'uso del segno Axi. Questo segno influenza la mente delle persone e le spinge ad agire secondo la tua volontà. Per incantare le persone più testarde che altrimenti ti opporrebbero resistenza durante una conversazione, potenzia l'abilità persuasione nella schermata del personaggio. In realtà lo potremmo anche fare. Non mi interessa parlare con questo tipo. Waste of words. Don't have time for your kind. Smart. Nor do we have time for yours. Onestamente, non voglio proprio persuaderti. Non mi interessi abbastanza. Vediamo se qui c'è qualcuno di più cordiale. O forse se vi batto a carte mi dite qualcosa? What a waste of time. The earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, assistant professor in contemporary history at Oxford. Oh, Oxenfurt. Geralt of Rivia, witcher with tenure. I'm looking for a woman, long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. La mazzola della guerra. Horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war. Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tipo un cacciatore tornado. Tired of life. I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Torna ai tuoi libri finché puoi, o scrivi della guerra di com'è davvero? È come fare giornalismo di guerra. Beh, in realtà tanto lui è bello preso da questa situazione. Se qualcuno volesse diffondere cos'è veramente la guerra, magari almeno ai livelli più alti di cultura si potrebbe creare un movimento contro la guerra. Non si sa mai, ma proviamoci. Interesting. We need somebody to describe war. What it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the academy. No, eh? Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. No. Tell that to the people whose houses burned down. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other. Drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Va bene. A quanto pare non ci sta nient'altro che tu ci possa dire.
Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man. Are you familiar with Gwent? No. And I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Ok, bisogna segnare con le carte per iniziare la partita di Gwent. Va bene, facci vedere questo gioco. Why not? Splendid. Here's how it's done. Benvenuto al Gwent. Il Gwent è un antico gioco di carte nanico che simula lo scontro tra due eserciti in battaglia. I giocatori sono i generali, mentre le carte sono le truppe al loro comando. Inizi tu. Quindi c'è stato un flip del coin. Scegli una carta da scambiare, 0 di 2. Inizi ogni partita con 10 carte, pescate a caso dal tuo mazzo, questa sarà la tua mano fino alla fine della partita. Non pescherai altre carte, perciò usale con saggezza. Non mi ha fatto scambiare le carte? Questa è una carta unità e il numero in alto a sinistra indica la sua forza. Quando viene collocato sul campo di battaglia, tale valore viene aggiunto alla forza totale del giocatore che l'ha giocata. Ok. Fila di combattimento delle carte unità. Questa è l'icona della fila di combattimento unità. Questa icona indica in quale fila del campo di battaglia può essere giocata la carta. Corpo a corpo, a distanza, assedio. Ok. Abilità speciali. L'abilità speciale di questo assegnato è Kaedvadiano, si chiama Morale Alto e offre più uno di forza a tutte le unità presenti nella sua stessa fila. E dove stava scritto? Ah, sotto, Morale Alto, ok. Le carte clima sono carte speciali, riducono la forza di tutte le carte di un determinato tipo presenti sul campo di battaglia, comprese le tue. Quindi freddo riducono la mischia, notte giustamente gli arcieri, e quello è pioggia, riduce l'assedio. All'inizio di ogni partita possiamo fino a due carte da scartare e ripescare. Per ora saltiamo questa parte e iniziamo subito a giocare. Come saltiamo questa parte? Era fondamentale. Qui trovi il campo di battaglia, questo è il tuo lato. E questo è il lato dell'avversario. Durante il proprio turno il giocatore può collocare una carta sul campo di battaglia oppure passare. Ogni mazzo ha un comandante. Il comandante possiede un'abilità speciale che puoi usare una sola volta nel corso della battaglia. Attiva l'abilità quando vuoi premendo X. Il nostro comandante Foltest, chi è? Premi invio per selezionare una carta dalla tua mano e poi premi di nuovo invio per posizionarla sul campo di battaglia. Allora, fammi un attimo vedere. Ah, Foltest è naturale, bello. Prendi una carta nebbia impenetrabile dal mazzo e giocalo subito. Che non ho idea di cosa sia nebbia. Non volevo farlo. Ah. Il numero a sinistra vicino alla tua icona indica la forza totale delle tue unità. Ok. Il numero a destra indica invece la forza totale della fila. Entrambi i valori si aggiornano ogni volta che viene giocata una carta. Al termine del round il giocatore con forza totale maggiore ha vinto. Durante il tuo turno puoi passare tenendo premuto spazio. Dopo aver passato non puoi più giocare carte fino alla fine del round. L'avversario può continuare a giocare carte finché non decida di passare a sua volta. Puoi decidere di passare quando sei certo di vincere con le unità che hai già in gioco, oppure quando preferisci lasciare vincere l'avversario e suonare le carte per il round successivo. Ah, perché le carte sono sempre le stesse, abbiamo detto. È vero. Il round finisce quando entrambi i giocatori hanno passato. A questo punto si confronta la forza totale dell'unità in campo e si fa il vincitore. Ok. Quindi, questa è una carta clima. Lui ha una persona nella fila a distanza, arciere. Ci basterebbe. Io ho tolto potenza per, con questa bellissima carta a lui anche. Per cui in realtà ci ha detto culo che lui abbia giocato là. Vorrei giocare uno in assedio. Allora, seleziona e applica. Quindi la nostra forza adesso è pari. E lui continua a mettere carte là. E a noi fa solo che piacere che lui metta carte là.
Certo, noi avevamo un sacco di arcieri, quindi io ho fatto una cazzata a giocare Nebbia, perché sarebbe convenuto... Mi sarebbe assolutamente convenuto non giocarlo. Va bene, comunque. Andiamo con uno in mischia e rimaniamo pari cercando di utilizzare meno punti possibile nel nostro mazzo. Ho detto invio. E... Perché non me lo fai fare? Che ti ho fatto di male? Scusami, Invio. E... Spazio. Doppio cliccalo. Perché non me lo fai piazzare? Esc annulla. Lo posso zoomare, non si sa per quale motivo. Ragazzi, oh, non so quante volte devo premere spazio per far funzionare sta cosa. Cynthia. E lo riduce a 1. A 1, ragazzi. Questo si sta usando tutte le carte in questo round. Ma a noi ci fa solo che piacere. Quante ne ha usate? C'è un'altra 7? Noi qui abbiamo tutte cose di arceria. No, qui è uno spreco. Lei ha usato un sacco di carte da punti alti. Io questo glielo lascerei vincere. Spazio, tieni premuto, passa. Non saprei. Ok, passa. Il giocatore che perde un round subisce anche la perdita di una gemma. Il gioco finisce quando un giocatore ha perso entrambe le gemme. L'avversario ha vinto questo round, sì. E quindi mi è ritornata la nebbia lì dentro, ok. Scorpione di fuoco. E io preferisco non... Partiamo in mischia, se lui parte con le cose da assedio. No, sì. Arceria. Ok. Ah, 4. Per ora giochiamocela giusto con uno di vantaggio. L'avversario ha passato. Passa. Ok. Abilità fazione. Regni settentrionali. Cos'è questa? Va collocata accanto a una carta con lo stesso nome. Raddoppia la forza di entrambe le carte. Vincolo. Va bene. Ma non ho capito bene come funzioni. Lo vedremo, immagino. Allora, sta a noi. Noi possiamo limitare la potenza delle assedio. Questa pare che non possiamo giocarla con questo vincolo. Quindi forse... Vediamo subito se come funziona. Ma in genere uccido per lei. No, infatti proprio non ci fa... Non ci fa fare nulla. Ok. Allora, ci conviene andare subito sull'arcieria con una non troppo potente. Sabrina. Allora... Sì, ti premo invio, però perché non mi funzi? Questo è abbastanza snervante. Ok. E lui va di mischia. Ok. No, noi rimaniamo a distanza per ora. Anzi, fammi capire se questo ce lo fa mettere. No, ce lo fa mettere. Quindi il vincolo non so bene come funzioni. Nebbia. Ah, ci stronca gli arcieri. Se te la giochi così, io gioco sul fatto che ho più carte di te e quindi ti stronco la mischia sia a me che a te.
Però vediamo un po'. Questa me la tengo per dopo. Vediamo se è così. Magari vediamo che carte ha. Morsa leggero, tanto già ci sta in campo. Quindi era una carta in meno che aveva lui. Quindi siamo 4 contro 2. Il cielo. Ah, ci hai tolto anche quello? Ti è rimasta soltanto una carta? Quindi mi sa che ho vinto. Perché anche se questa la riduce a 1, tu puoi arrivare massimo a 3 con tutto il campo. Hai perso, mi sa bello. Passerò anch'io, grazie. Studioso. Vittoria. Non c'è nulla di male nel passare e lasciare che l'avversario vinca un round. A volte è meglio risparmiare le carte e conservarle per dopo. Ogni mazzo ha anche i suoi eroi. Gli eroi sono carte preziose, immuni agli effetti delle carte speciali. Queste carte possono proprio agire sulla terra battaglia. Trovare le carte. Puoi procurarti carte più forti comprando alcune missioni oppure acquistandole dai venditori. Sì, abbiamo visto che costano parecchio. Round. Ok, ci fa tipo uno score. Abbiamo vinto qualche soldo, magari? You've a knack for this game. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Sì. È una nuova carta. Sì. Prendili tutti, come i Pokémon. Se c'è una cosa comunque costante nei vari The Witcher, e il gatto non era una di queste, è che siamo condannati a giocare un sacco di minigame. La differenza è che questa volta potrebbe effettivamente essere un minigame figo.